dottor Mieli, possiamo tentare una piccola intervista anche sotto questo diluvio, la luce sembra insufficiente. Un punto sul quale sembra aver insistito molto nel suo intervento è quello secondo il quale l'informazione in qualche modo deve produrre ricchezza. In che senso e perché? Deve produrre guadagni. L'informazione funziona se i giornalisti, facendo bene, correttamente, onestamente il loro lavoro, guadagnano. Quindi se un giovane sa che dedicandosi a fare una corretta e onesta informazione troverà un mestiere, una cosa che gli consentirà di vivere e mettere su famiglia. L'idea che tutto è fatto così alla carlona, con il volontariato, è un'idea molto generosa, ma che non ci porterà da nessuna parte, perché questi sono lavori veri, o si fanno seriamente, e per fare seriamente, ripeto, uno deve poter guadagnare, deve poter vivere, oppure se si fanno così nel tempo libero sono deresponsabilizzanti e quindi non sono autorevoli. Ecco, questo in un certo senso taglia anche un po' le gambe a quell'enorme mole di materiale che tutti i giorni confluisce nella rete attraverso i telefonini e diversi altri mezzi di comunicazione, se vogliamo, improvvisati, che potrebbero anche in certi casi spacciarsi per forme di giornalismo così un po' raffazzonato. No, non sarei così pessimista, lo sono forme di giornalismo, ma hanno bisogno di una sede, ripeto, retribuita, che guadagni, dove tutto questo materiale viene selezionato e gerarchizzato. Ci vuole qualcuno che si prenda la responsabilità di dire: questa è una buona informazione e io la accredito. E prendersi la responsabilità significa anche che se poi uno è danneggiato da quell'informazione sa con chi se la deve prendere. I mezzi, le ricchezze servono anche a pagare gli avvocati per le cause che uno può ricevere quando fa delle denunce molto coraggiose. Quindi un'assunzione di responsabilità è un punto fondamentale. Guardi, cioè la storia della stampa non è mai stata una storia legata a dei dilettanti che lo facevano così nel tempo libero, nel tempo che gli rimaneva da altri lavori, ma è una storia di abnegazione, di serietà, di sforzo, di rischio della vita retribuito. Fuori da questa legge, che è fondamentale da quando nel 1600 cominciarono a uscire le prime gazzette, quindi una storia che ha 400 anni, ecco, in 400 anni non esiste un solo esempio di un giornale serio, autorevole, duraturo, che non sia stato un generatore di ricchezza e da cui i giornalisti non ricevessero il necessario per vivere. Grazie.